Vi siete mai chiesti dove nasce il vermouth? Lo scopriremo oggi a Barline! Benvenuti a questa puntata di Barline. Io sono Danny the Coach e oggi scopriremo il vermouth. Partiamo dalla prima etimologia della parola, vermouth, dal tedesco assenzio, una pianta benefica ma molto amaricante, che i tedeschi definivano schifosa probabilmente per la sua amarezza. Il suo vero nome è Artemisia absinthion e prende il nome da Artemide, dea greca della caccia. Ma una curiosità che forse non sapete è che Artemide è anche la dea dei campi coltivati. Pensate che Ippocrate, padre della medicina dal 460 a.C., consigliava alle donne con problemi di fertilità dei bagni di vapore con Artemisia. Capito che importanza assume questa pianta? Fortunati sono i produttori di vermouth in Italia, perché nel settentrione l'Artemisia absinthion è spontanea. Ma non abbiamo detto tutto. Questa pianta straordinaria ha anche delle funzioni amaro eupeptiche. Scopriamo cosa significa. In erboristeria si parla di eupeptico quando da una pianta si ottengono utili rimedi per favorire la digestione e stimolare l'appetito. Da lì a poco in Germania si svilupparono bevande a base vino fortificate con alcol e assenzio, dal nome vermouth. Siamo nel XVIII secolo, nel Principato di Savoia, esattamente tra Torino e Chambéry, dove inizia la produzione di una bevanda molto simile a quella del vermouth, la cui differenza era solo l'aggiunta di erbe officinali. Questa bevanda, comunque a base di assenzio ma molto più aromatica, prese il nome di vermouth. Contornato da vasti campi e orti botanici, Torino è la città dove nasceranno e tuttora vivono i vermouth più conosciuti nel mondo. Ma esistono anche vermouth non prodotti in Piemonte. Un esempio è Emilio Rocchino, noto bartender e produttore sardo, che ha creato un vermouth ispirandosi alla sua terra. Rispettando la tradizione piemontese, Emilio ha sfruttato le note aromatiche del mirto e del ginepro per creare un vermouth unico nel suo genere. E se volete conoscere tutte le normative sul vermouth, vi ho lasciato un link in descrizione. Vi consiglio di sorseggiare un vermuttino prima del pasto e lasciatemi un commento col vostro vermouth preferito. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e potete trovare Danny the Coach anche su Instagram. Mi raccomando, rimanete con noi anche settimana prossima perché scopriremo la distillazione. Ciao!